Allora, intanto vediamo. Allenarsi alla paglia, ahimè, è più difficile che tirare al bersaglio. Normalmente invece cosa succede? Arriviamo in palestra o vi chiedono cosa faccio? Tiro. O metto una visuale, conto i punti, per carità, bellissimo giocare all'arco. Anzi, dopo una giornata di lavoro andare a tirare due frecce non fa che bene a rilassare. Diverso è se noi abbiamo previsto di aumentare la nostra prestazione, di qualificarci campioni italiani, di arrivare fra i primi tre al campionato regionale, cioè porci poi un obiettivo realistico per la nostra capacità, insieme al nostro istruttore. E questo vuol dire affinare la nostra tecnica. E la nostra tecnica, un buon metodo per affinare la nostra tecnica è quello di allenarsi alla paglia. E allenarsi alla paglia è estremamente difficile, estremamente complesso. Non è solo una sola ginnastica, che normalmente purtroppo viene utilizzata così, come una ginnastica di tiro o di riscaldamento, invece è un'occasione per affinare i propri punti forti e mettere a posto i punti deboli. Allora, ci sono due fasi per allenarsi alla paglia: allenare la tecnica e allenare le sensazioni mentali. Ovviamente le due cose è meglio non farle insieme, è bene farle in modo diverso, perché poi insieme le possiamo fare quando andiamo a tirare l'avversario. Allora, nella prima fase normalmente io alleno la mano dell'arco e il rilassamento del polso. Devo fare le cose in modo metodico, cioè non è che posso tirare la paglia e fare tutto un bel tiro contemporaneo. Non è un buon metodo per imparare a far bene le cose, no? Ce lo insegna il metodo per suonare la chitarra, per dire, non è che per imparare a suonare la chitarra comprate lo spartito, leggete le note, imparate a leggere le note e poi guardando lo spartito crediate di suonare la chitarra. Non funziona così, no? Prima dovete avere destrezza, aumentare la vostra destrezza sulla chitarra, capire con le pressioni, capire un sacco di cose, dopodiché potete utilizzare lo spartito. La stessa cosa vale per il tiro con l'arco, quindi io devo usare un po' di metodo. Allora, prima di tutto devo utilizzare il polso. Il polso va rilassato, il polso vuol dire che quando io rilascio la freccia, il polso deve rilassarsi automaticamente, in questo modo qua. Non è una vera e propria esplosione. Ecco, attenzione, non è da intendere con l'esplosione. Io vedo degli archi nudi che esplodono. No, non è conveniente farlo. Non è conveniente. È meglio non farlo. Deve essere come una foglia in cui è piena di neve, che la neve cade e che la foglia ritorna nella sua posizione originale. Tutto naturale. Tutto deve essere naturale. Quindi questa posizione qua, io mi guardo la mano, guardo la mano e tiro la mia freccia, guardo la mano e tiro la mia freccia. Al rilascio il polso si rilascia, lo potete fare anche senza dragona. Vedete che non mi cade l'arco, la mano è completamente rilassata. Ovviamente lo faccio in ancoraggio, metto la dragona e devo fare guardandomi la mano. Perché guardandomi la mano? Perché guardando la mano mi concentro su questa azione e cerco di rilassare il polso all'istante. Come tutte le cose ci va tempo, fatica, sudore e forse anche me qualche lacrima. Però se volete proseguire, questo l'ho fatto. Quindi rilassare il polso. Dopodiché mi concentro sul rilascio. Benissimo, finora ho rilasciato in questo modo qua. Allora mi impongo con uno specchio, se non c'è tecnico, non è che posso averlo a mia disposizione in continuazione. Prendo uno specchio, in tutte le società dovrebbe esserci uno specchio da potersi mettere davanti, da guardare lo specchio
è da rilasciare, no? Sì, e così via. Si tira la freccia. Minimo 36 frecce per 6x6, 36. Da una parte, 6x6, 36 dall'altra. Se siamo in un angolino della palestra, possiamo anche utilizzare dei ritmi di tiro diversi da quelli che sono quelli che raccolgono le frecce. Non c'è bisogno di tenere gli stessi ritmi. Possiamo, si fa in fretta, quindi possiamo avere un paglione. In tutte le palestre del mondo ci sono dei paglioni montati su rotelle, lo sapete, no? In modo tale che uno se lo può spostare velocemente, anche lo stesso arciere lo può fare, metterselo a 3 metri, non dare fastidio a nessun altro che possa andare a prendere le frecce, io posso continuare tranquillamente a tirare stando in sequenza. Poi posso fare quella famosa azione, sono espansione, attivazione, 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 non importa come farò mano a braccio, ma sono concentrato sull'attivazione della back extension e sugli allineamenti del senso della spalla dell'arco. E poi tiro meno frecce, non so, una volta sola, 6 o 2, se voglio, cercando di fare tutte e tre le cose contemporaneamente, senza pensarci. E dopo ogni tiro, ovviamente, analizzare, oppure no, ok, pensavate fosse più facile? Arriva Lucio, posso dire una cosa? Certo, questa parte qua all'inizio è fattibile con un qualcosa tipo come hai tu, cioè un elastico montato sull'arco? No, assolutamente no, solo con quello serve solo a me per non morire. Non deve esistere in nessun altro niente. Allora, se la forza dell'arco deve essere commisurata all'arciere, né più alta né più bassa, facilmente gestibile dall'arciere, che è il 50% della forza massimale. Punto. Se io utilizzo un arco che è il 50% della forza massimale, posso fare tutto quello che posso fare e deve avere la forza giusta. Non deve essere né troppo debole né troppo poco, perché i muscoli vanno impegnati nel modo giusto, devono essere percepiti nel modo giusto, e deve essere il 50% della forza massima. Dinamometro, 80. Io tiro 33-34 libri, perché questo il mio corpo permette di avere al massimo questo litraggio qua, per essere gestibile facilmente in modo confortevole. Ricordiamoci sempre che nell'arco nudo il comfort è essenziale, se no, ok, fino qua tutto ok. Qua non abbiamo ancora inserito pensieri all'interno. La seconda fase invece è quella dei pensieri, quindi lascio in completo automatismo subconscio tutti gli elementi della prima fase, inserisco delle visualizzazioni. Allora, anche quelle delle visualizzazioni, bisogna allenarle un pochettino, perché non è così semplice effettuare delle visualizzazioni. Però intanto, senza pensare a cosa devo fare, posso immaginarmele nel cervello mentre le sto facendo. Questo è un buon inizio per innescare delle visualizzazioni. Quindi, mentre io sono in questa fase qua, sempre alla taglia, io non penso a cosa sto facendo, ma sto visualizzando come se fosse un altro a tirare. È un inizio di effettuare una visualizzazione. La seconda fase di visualizzazione è quella di farsi fare dei filmati. Poiché io sono dell'avviso che i filmati degli arcieri servono di più all'arciere che non al proprio istruttore. Perché il proprio istruttore, ahimè, la maggior parte non è minimamente in grado di analizzare cosa sta succedendo, se non grossolanamente. Quindi ci andrebbe proprio un corso, la formazione quadra dovrebbe insegnare, trovare un sistema per insegnare bene, e ce l'abbiamo, quindi chi sa farlo bene, a osservare, ce l'abbiamo. Centro federale,
c'è chi sa fare bene queste cose qua, e questa sarebbe una buona occasione, perché la maggior parte degli arcieri non sa come guardare o cosa il messaggio guarda. Che mi stai dando, che mi devo dare da fare. Dunque, quindi è molto importante la visualizzazione, perché la visualizzazione innesca quella serie di pensieri che fanno andare in modo subconscio. Io mi permetto sempre di dire un po' come guidare, no? Perché anche guidare alla fine non è una serie di azioni fisiche, è una serie di pensieri che si innescano man mano che stiamo facendo il mondo. Quando noi vogliamo cambiare marcia, non è che pensiamo a cambiare marcia, si innesca un pensiero istantaneo di cambiare marcia, e la marcia viene cambiata in modo naturale. La stessa cosa, ragazzi, funziona come il tiro con l'arco, ma funziona, bisogna crederci a questo, e bisogna coltivare questo. Non è la maggior parte di voi e dei vostri arcieri fa esattamente tutto il contrario di quello che dovete fare, e cioè in allenamento tira in modo tranquillo e fa un sacco di punti, in gara fa 1000 controlli e non fa più i punti, perché ha fatto il contrario. In gara deve fare 1000 controlli, 1000 messe a punto, 1000 verifiche, e poi in gara in allenamento e poi in gara via in scioltezza. Anzi, non vedo l'ora di andare in gara, perché sono sicuro di saper fare bene le cose. E come i ragazzi, cosa dico sempre ai ragazzi quando se devono essere interrogati, e so bene la mia lezione, la so bene, ma non vedo l'ora che il professore mi chiami a dirmi: non posso essere impacciato, non posso essere in ansia, perché lo so fare, sono in comfort, so tutto, so bene, l'ho fatto bene. La stessa cosa nel tiro con l'arco: se io ho inserito bene tutto, quando sono sulla linea di tiro non posso essere in ansia, devo innescare questo circolo virtuoso. Perché è una base solida della piramide. Certamente. Quindi molto importante che voi o i vostri allenatori, voi tecnici, facciate i filmati, ma servono agli arcieri, le dovete fare vedere agli arcieri, e dovete innescare negli arcieri questa visualizzazione di come tirano bene, e di fargli capire che questo filmato gli servirà poi per innescare tutti questi pensieri durante il tiro. Non so, gli scia di voi, fate partire sciare è uguale, no? Se voi vedete sciare, istantaneamente quando sciate si innescano dei pensieri che vi fanno fare dei movimenti. Non sono i movimenti che creano i pensieri, ma sono i pensieri che creano i movimenti. Oh, però dovete fare queste cose qua. Allora, Ferruccio, per dare, non perché faccio parte della formazione grave, la verità è che non so di Liguria, parlo per la mia Liguria. I tecnici non sono ancora preparati per questo. Perché? Ma nessuno. In Liguria è stato fatto un lavoro del genere, sbagliato per gli arcieri e non per i tecnici. Ed è morto lì. Cioè, io per fare determinati, tu mi hai insegnato qualcosa, ma se poi non mi alleno, certo. Ed è successo questo. Però ci sono tanti software molto interessanti che sarebbero... No. Ci vuole, oggi quello che tu stai dicendo, non ho mai visto un'attenzione dei tecnici come oggi. È inutile che vanno sul signor Google, che c'è tutto su Google, tutto è diverso. È diverso, cioè in quello che tu oggi stai dicendo c'è l'energia, c'è l'esperienza come arciere, come tecnico e come docente. Certo. Quanti ce ne abbiamo in Italia? Tu hai detto ce n'è uno che può insegnare questo. Sì. Si è pronti? No. E lo dico per formazione qua, è inutile che vogliamo fare, non riusciamo ancora in 2 anni a fare un corso di aggiornamento, perché c'è un livello di tecnici qua, un livello qua, poi c'è l'intermezzo, questi di qua cosa li chiamiamo a fare? Che cosa si viene a fare? Quindi c'è febbraio a Roma, non serve, però anche tu dovresti entrarci dentro, no? Vabbè, detto ciò, andiamo avanti. Quindi è molto interessante. Anche il nome di questi software? Sì, guarda, sono tutti software.
tiro con l'arco, ma non ho inventato niente. I software che utilizzano per il golf. Vengono soprattutto utilizzati per il golf. Adesso ce l'ho, adesso poi te lo dico, ricordo. Ma posso raccogliere di parlare su parlato di chi lo è possibile? Sì, sì, ma ce ne tanti. Però se te guardi su Google, questi software di tecnica del golf, ce ne sono veramente, ma ci saranno. Ne hanno fatti anche per il tiro con l'arco, ma non sono validi come quelli per loro. Perché te hai la possibilità di mettere due filmati a fianco, di due tiri diversi, con le linee di forza e gli angoli che vengono effettuati da una parte all'altra. È molto interessante. E sono stati inventati per il golf e affinati. E per il tiro con l'arco vanno benissimo. Messaggio. Non ce la faccio. Scritifico. Vabbè, vai adesso, vai a... Sul golf, praticamente ha contratto il suo angelo custode e c'è a un certo punto una parte del film dove praticamente lui gli dice tu devi solo vedere e io l'ho abbinato molto al tiro con l'arco. Aspetta, se abbiamo tempo parliamo di questo, ma... No. Ti do qualche chicca. Fa parte del programma, fa parte del programma se c'è una pericia. Allora, molto importante quella dei filmati. Che non dobbiamo fare tante cose interessanti. Abbiamo molto importante quella dei filmati, che le vediate con i vostri arcieri. O che le vediate voi se siete arcieri. Perché questo innesca veramente questa serie di cose interessanti. Quindi cosa faccio durante tutte queste belle cose? In ancoraggio, prima del rilascio, mi immagino una perfetta espansione e mi concentro sulla muscolatura dorsale. Questo dovete fare alla paglia. Dopo essermi immaginato una perfetta espansione, mi si forma nella mente il perfetto contorno, dopodiché rilascio la muscolatura. Allenamento, anche allenamento specifico sui pensieri che devono ruotare. Quindi è molto importante che alla paglia questo venga fatto. Perché poi quando sono in gara deve essere tutto automatizzato. Ma se voi avete fede, funziona. Ha funzionato guidando. Cioè ci pensate più adesso alla frizione al freno? No. Almeno funzionerà anche... Certo, diventare pilota di Formula 1 è un'altra roba. Ok. Però intanto cominciamo a non far cavolare. Per conto suo, per conto mio. Lo diciamo sempre. E guidare, non dovete pensare, dovete. Allora, in quest'ultima mezz'ora, perché la mira la affrontiamo qui oggi pomeriggio, facciamo questo cenno semplice, visto che abbiamo parlato di questa visualizzazione, anche qualche cenno di atteggiamenti mentali per quanto riguarda il gioco. Che sono poi importantissimi, no? Specialmente nell'arco nudo l'atteggiamento mentale è molto importante, no? Anche per non entrare, è tanto facile sbagliare nell'arco nudo. Quindi l'assioma scolpito nella roccia, ma per tutti gli sport è così, no? Questo è un assioma dello sport, crederci è il miglior modo di riuscire, perché vedremo che specialmente negli sport di questo tipo, dove non c'è una squadra, no? Closed skill, no? È a circuito chiuso il tiro con l'arco, è molto importante quello che ci immaginiamo, la nostra immaginazione, perché la nostra immaginazione crea la nostra realtà, creata dalla nostra immaginazione fa sì che tutto funzioni nel modo migliore possibile, non che funzioni e vinciamo i campioni dagli altri, ma che funzioni nel modo migliore possibile, quello per cui ci siamo allenati perfettamente in gara, quindi in allenamento. Quindi in allenamento portiamo la sicurezza di quello che abbiamo fatto. L'allenamento mentale, che adesso vediamo, ci permetterà di mantenerlo, di crearci questa nostra realtà. Vi faccio un piccolo esempio.
ogni tanto vedete degli sport estremi, ormai si vedono per televisione questi sport estremi, no? Si vede correre, ultimamente ho visto fare Cervinia, cima del Cervino e ritorno in 4 ore, no? Tutto di corsa, andate e ritorno, e uno dice ma è matto quello, perché corre dove uno ci mette 2 giorni per andare e tornare, e fa tutto di corsa in salita e discesa. Oppure vedo andare in bicicletta sulle cime delle montagne. Allora, vi faccio un esempio. In effetti, per le persone non rischiano zero. Il rischio è zero. Ok? E vi dimostro perché. Se noi abbiamo un fossato di 1 metro, ok? Abbiamo il fossato di 1 metro. Chiunque di noi, a meno che non proprio, ahimè, non proprio tutti, però ahimè, possiamo attraversarlo. Okay. Quante probabilità abbiamo di cadere all'interno di quella fase lì? Ve lo dico io, zero. Zero. Le probabilità sono nulle, perché se poco io mi concentro, sono concentrato, le probabilità sono zero. Se questo, anziché esserci pavimento, ci fossero 1000 metri di strapiombo, ok, la mia percezione della difficoltà è enormemente diversa, è del tutto diversa, ma la realtà identica. Assolutamente identica, è dovuta solo al mio allenamento mentale. Solo il mio allenamento mentale fa sì che esclude questo tra virgolette pericolo. Cioè il pericolo è quello che mi suicido. Allora sì, qualsiasi ponte può uccidermi, io non attraverserò più nessun ponte. Però effettivamente una cosa di questo genere, che ci sia 1000 metri o che non ci siano 1000 metri, è assolutamente ininfluente dal punto di vista della realtà. Se io col mio allenamento costruisco questa realtà, io non ho più nessuna difficoltà. La stessa cosa vale per un atleta come Kilian Jornet o uno che va in mountain bike sulle cime delle montagne. Se io sono allenato, perché ovviamente se uno è bravo, è allenato a correre con la bicicletta su una cosa stretta così e non debordare, perché è bravo a farlo, è ininfluente che sia 1000 metri d'altezza o per strada, è assolutamente ininfluente, o deve passare questo messaggio, eh? È ininfluente, perché è la stessa bravura che ho io ad attraversare 1 metro, ovviamente per un grande atleta come può essere Kilian, che è in grado di correre sulla cresta di una montagna, per lui è ininfluente che questa cresta abbia 1000 metri di ghiaccio da una parte di 1000 metri, è ininfluente, perché lui sa fare bene quello, come esattamente come io attraversare 1 metro. Quindi la realtà costruita su un'azione da fare è basilare per rendere possibile il massimo di quello che è la mia prestazione. Quindi è molto importante la costruzione della propria realtà su quello che sappiamo fare, concentrarci, crederci. Quindi la fede è basilare. Vediamolo. Come vincere l'ansia e la paura? L'ansia e la paura si vincono migliorando la percezione di sé attraverso l'autoefficacia. Quindi io devo avere la percezione vera di quello che so fare. La percezione del mondo esterno, avversario e campo di gara, non è una passiva rappresentazione della realtà, ma una conseguenza del lavoro di costruzione del nostro cervello. Sappiate che vedere per credere, il nostro cervello non è in grado di farlo, perché il nostro cervello ha per il mondo esterno solamente pochi centri neuronali, pochissimi. Tutto il nostro cervello è costruito per mantenere in vita
l'abitacolo, tutto quello che è verso il mondo esterno è, sono azioni facilmente condizionabili e autocondizionabili, ma molto molto facilmente. Un maestro di questo ce l'abbiamo invitato, che è Giuseppe Vercelli, che vi invito a leggere il suo libro.